Buonasera. Buonasera. Io non sento niente. Buonasera. Buonasera. Sentite freddo? No. Ma se stiamo qui con l'altro buco non giriamo, eh? E poi il sindaco ci dà qualcosa di caldo per... No, per no. L'aspirina, vabbè, anche quella è buona. Niente, auguri a tutti e di buon Natale. Oggi si inaugura qua il presepe, poi andiamo nel Museo del Negramaro e ci sarà Babbo Natale, e poi in questi giorni il presepe diventa alla Casa della Portata. Va bene? No? Le date poi verrà, poi c'è Domenico che ti informa tutti, voi su internet, voi su Facebook potete vedere le date. Va bene, io vi auguro ogni bene e passo la parola a questa parola. Presidente, vi dirò qualcosa? Grazie mille a tutti quanti e semplicemente da parte nostra l'augurio per tutta la comunità guagnanese. Abbiamo voluto anche quest'anno realizzare questa piccola opera che è frutto, come molti di voi sanno, di un operato esclusivamente volontario fatto dai nostri ragazzi e da gente del territorio che ha voluto contribuire fattivamente alla sua realizzazione. Vi auguriamo giorni felici, feste gioiose e che occasioni come queste siano sempre un momento di aggregazione per la comunità. Questo è il nostro auspicio. Come sempre ci ritroviamo insieme prima del Santo Natale per iniziare un po' questo percorso che davvero ci abbraccia e ci coinvolge tutti quanti. Questa è una capanna fatta proprio con il metodo antico. Accendiamo. La pagliara, non è una fiata, più o meno, richiamo un po' quest'idea. Beh, questo è un termine un po' vecchio, no? Un po' antico, che i nostri nonni usavano come un ripostiglio, come anche un modo per proteggersi dal sole in modo particolare. Cosa rappresenta per noi la capanna? O a seconda anche di altre culture, la tenda o altro, la casa, rappresenta un po' una sicurezza, rappresenta il punto dove una famiglia si incontra. E questa è una cosa molto bella perché richiama il cammino di ogni uomo, dove con i vicari si trova nella propria casa per stare insieme, per condividere un pasto, una gioia, ma a volte anche qualche aspetto un po' di tristezza. L'avvento cos'è? L'avvento è questo modo per dirci che il Signore viene e che noi vogliamo incontrarlo nella gioia e nella vera serenità. Il sindaco già diceva prima che iniziamo già questo cammino verso il Natale sia qui in piazza con la Proloco come anche alla Casa della Bontà, che da quest'anno darà, diciamo, il via al presepe vivente fatto non qui in piazza ma lì alla Casa della Bontà. Se passate potete anche notare un po' di piccole novità, e sono anche fondamentali perché la Casa della Bontà è una struttura del nostro paese, appartiene a questo nostro mondo di Guagnano. Il presepe vivente ci chiama anche a condividere e a partecipare alle tante iniziative, a partire già dal giorno dell'Immacolata con la bellezza di qualche dolcetto, di qualche cosa che possa richiamarci l'idea del Natale, attraverso anche quei segni, quei simboli che verranno esposti nel salone per poterli vedere e anche apprezzare e anche prendere se qualcuno lo vuole. Benedico adesso questa capanna. Grazie agli amici della Proloco che con tanto amore e anche con tanta pazienza e con tanto freddo e tempo hanno allestito questa capanna per tutti, perché sia un segno visibile dato a tutti. Non è della Proloco soltanto,
loro hanno messo un po' il loro volontariato disponibile per realizzare questo segno qui così bello della capanna di Gesù, dove Gesù è nato. Il Signore sia con voi. Preghiamo. O Dio, che nel mistero del Verbo incarnato ti sei reso vivibile l'intera umanità, fa che possiamo partecipare anche noi di questa tua divinità. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. E anche la poco, Che non basta. Concludere però l'invito, sia i fanciulli come anche noi adulti, a fare questa preghiera proprio a colei che ha dato il calore e anche la vita perché Dio si manifestasse nella carne umana. Diciamo insieme: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Auguri e buon cammino a tutti. Buonasera.